Quanto è rilassante la musica di sottofondo? L'ho notata adesso. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Giada, benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Violetto. Ecco, la mia teoria è assolutamente rilassante. Invece, l'ultima volta, per chi non avesse visto lo scorso episodio, ci avevamo lasciati con l'aver finalmente trovato la maniera per addentrarci nell'area 1 Nord, l'area dove si trova l'ultimo capo del Team Star, ovvero Nespera. Vedendo nello scorso, dopo aver notato che la gente qua gira attorno al livello 50, mi immagino di aver raggiunto il livello giusto. Ora che, no, aspetta, ora che ci penso, questa è la musica della Serena Pata, perché cacchio dico, è rilassante sta musichetta, ma perché quella della montagna. Ah, parlando del boss che stiamo andando ad affrontare, metto in prima posizione Irene, perché sarà lei la protagonista nello scontro boss principalmente, perché sarà il primo Pokémon che metterò in squadra, ma anche perché voglio che raggiunga almeno il livello 60, lei in particolare, come Steve e Tania, che invece non le farò combattere affatto, quindi un paio di lotte autonome dovrebbero bastare. Che bella che poi Irene si sposta fluttuando. Adesso poi però voglio far livellare anche gli altri. Parlando di gente che non è ancora a livello 60, abbiamo anche Pino. Voglio far salire tutti a livello 60, quindi vai. Vai, vai, anche sull'Espatria, vai, vai. Che tanto l'Espatria ho intuito essere l'evoluzione di quel cosino, che non mi ricordo più come si chiama, giallo. Qui c'è un allenatore, se vai a est, trovi la zona, questa qui che mi aveva tanto intrigato nella scorsa puntata, chissà com'è esteticamente vista da... Ah! Cosa viene a colare? Ah! Aiuto! Pino, porca di quella vacca! Vai Charlie, pensaci tu a questa. Oh, lei. Posto. Lei è un'altra che deve raggiungere il livello 60. Ah, sì, ma Paola, anche Paola deve raggiungere il livello 60, ne manca poco. Se vai a est, dicevo, troviamo quella sorta di labirinto roccioso, vero? Il labirinto roccioso. Sapere che a est di qui c'è la base del Team Star mi terrorizza. Specie se è quella più potente, praticamente. Ah sì, è vero, super efficace tipo fuoco perché è un coleotto. Oltre che un tipo buio, pum! Ragazzi, la capiamo benissimo. Andrà alla grande lo scontro boss, alla grande. Ho fatto bene ad allenarmi. In ogni caso ho fatto bene ad allenarmi un pochino a scala. Talonflame, ho giusti Pokémon da allenare, da mandargli contro. Vai Paola! Conto su di te! Continua sempre a ricordare un kabunk di Final Fantasy anche per il verso, Paola, anche se i kabunk non hanno versi in Final Fantasy perché sono... Cioè spesso e volentieri sono dei pupazzi e se appaiono in Final Fantasy dove non hanno versi perché appunto non c'hanno i versi i mostri. Scommetto che non hai paura di nulla visto quanto sei forte. Ma in verità ho un po' paura ancora, ce l'ho perché per appunto questa è la Blindian, vi ricordo sempre, non so un cazzo. Questo è un Indeedee, è un Indeedee. C'è più di Indeedee. Oh! Ne hai fatta di strada! Sei arrivata fin qui dalla scuola? Ne hai fatta di strada! Siete di Vittorio, studenti di ogni età come al solito all'Accademia. Oranguru che è un tipo psico se non ricordo male, un tipo da psico. Ombratigli dovrebbe essere forte, vai. Non è effetto. Vabbè, io allora, classica lama del rimorso. Penso che sono lotta psico. Penso che sia lotta psico, non mi ricordo bene. O un normale psico o un lotta psico.
uno di questi due comunque sicuro, perché cioè il tipo normale, il tipo lotto ce l'ha, perché altrimenti non sarebbe immune a, ecco, non sarebbe immune al tipo spettro altrimenti. Storto zona. Di nuovo psicotaglio, voglio riappoggiare lo stile grafico. Il prossimo è Gleli. Continua. Quale Pokémon migliore contro uno di ghiaccio se non uno di fuoco? Dai, lama del rimorso. Che bello che è il fuoco viola. Lo adoro troppo. Anzi blu, perché sarebbe... Sì, perché è poco più potente, quello più bollente è blu. Si avverto subito quante esperienze hai fatto arrivando fin qui. Ed eccoci qua, che posto è questo? Ah, un bosco. Area 2 Nord. È cambiata la musica. Oh, ci sono i... Oh, per la prima volta vediamo uno Spidops selvatico. Mini bambù. Discretamente apprezzato da alcuni gourmet. Bambù di... Ah, ecco perché c'è la musica che suona un po'... Mi ricordava un po' l'Oriente, perché questi sono bambù. Dai che Charlie sta per salire a livello 60. Finiamo sta puntata con tutti a livello 60 minimo. Mancano ancora Pin e Charlie all'appello per il livello 60. Bambù di qua, bambù di là, però ovviamente ci pino così di... un Bisharp selvatico! Sono venuto a cacciare i germogli di bambù, ma visto che ci sono potrei anche cacciare qualche allenatrice in erba. Allenatrice in erba? Io? Dopo tutto quello che ho passato, dopo tutte le persone che ho sconfitto, soprattutto c'è l'evoluzione di Smoliv, sì, questa Arboliva, vabbè, non avevo letto tipo nella pagina wiki. Comunque si capiva, cioè ha Oliva nel nome e poi... Che cavina che è! Anche il piano della lotta non riuscivo a smettere di pensare ai germogli di bambù. Vedi. Il compenso e il tuo Pokémon ha fatto crescere. Vai! Vai Charlie! Chi vince? Tutti quanti, tutti e due erano belli felici, ma alla fine ha vinto Charlie. Vai, fai fuori anche i passi, Mian. Ma dai, ma mi è venuto addosso, signor! Vai, psicotaglio. Signora, mi è venuta addosso. Colpo? Ma non è effetto. Non è effetto sociale perché Charlie ha tipo spettro. E tutti quanti intanto sono stati livello 60? Sì! Beh, detto questo, torno a far salire di livello Steve, perché quella che ha ancora in testa per quanto riguarda il livello è Tania, e questa cosa un po' mi trigger, perché cioè dico di solito niente. Dicevo, di solito lo state i Pokémon che gioco a livello più alto, qui... sorprendentemente no, perché ma perché ha usato negli scontri boss più Tania che non Steve.
Vabbè, comunque qui mi tocca. Ho fatto, non l'ho detto, ho fatto scorta che devi carica totale off camera. Opzioni, autonoma, ecco, autonoma. Con autonoma uso sempre gli oggetti qua attivi da meno efficace a più efficace, quindi cioè la ricarica totale posso stare tranquilla che non la uso subito, uso prima le super pozioni. Tu che cosa guardi? Vai, forza sfera! Steve! Porca vacca, se tu pensassi di scatenare forza sfera subito, sarebbe già svenuto Bishop per tutti i funghi. Chi sei tu, Super Mario? Super Mario? Super Mario! Che cazzo di... Super Mario, volevo dire. Super Mario, perché funghi. Pensavo che era un fungo, ma poi si è mosso. Ah, che tu sei stato fregato. Sono stato fregato anche nello scorso episodio con i fungus, tranquillo. Non l'avrei mai pensato, ma dopo una vita che conosco, da letteralmente dopo che conosco i fungus, da letteralmente una vita mi hanno fregato. Belli volte che l'evoluzione ha scoperto del bulb lì. Bello. Ma comunque ho visto l'orizzonte, c'è più Pokémon, avevo intenzione di raggiungerlo entro la fine dell'episodio, siamo 11 minuti, dovremmo farcela. Mamma mia, brutto colpo. Ecco, avrei dovuto aspettare fin dall'inizio questo Jafiore, c'è brutto colpo quasi assicurato di suo. Livello 62 e 63 per Steve Italia. Sei sputtata come un fungo! No, non dammi del fungo, per favore, che i funghi sono brutti. Va bene, alcuni sono molto buoni da mangiare, ma il fatto che i funghi abbiano la fissa per natura di sbucare in molte parti mi inquieta. C'è un grattini! Grattini, vieni qua! Non l'ho mai catturato, lo voglio. Che bello che è che nuota. Entra! Non entra un ca... Allora, siccome io sono un drago, tu al prestigio fiore sei resistente, quindi evita di far brutto colpo, Steve. Io pensavo che anche con brutto colpo sarebbe sopravvissuto. Vaffanculo, non è sopravvissuto un cazzo. Quando mai appaia un trattini in questo laghetto tra i bambù proprio? Faccio il tempo a finire la modalità storia. Là c'è un'allenatrice, un artista. Aspetta, aspettate. Prima di uscire dal bosco devo... Fuoco bomba! Fuoco bomba che però c'è una precisione del... Una precisione del piffero, quindi non le segnerò a nessuno. Per potenza, ma Steve c'è sempre al collo il ciondolo chiaro, quindi niente. Io volevo, ecco, mini bambù. Mini bambù. Voglio trovare dei bambù. Quante cascate? Dicono che queste cascate siano famose. Per festeggiare il tuo arrivo ti sfido a lottare. Che dici? Ah, non serve che mi ringrazi. Dopo leggiamo cosa c'è scritto sul cartello. Intanto Fioretta, ma del campo Baxish. Che dovrebbe essere dei braghi piccoli, tipo psico. Vediamo. Sì. Perfetto, l'abbiamo già visto, quindi... Dai, Tania, perché Floss è iper debole al veleno, quindi vai. Va a finire che alla fine, ragazzi, per far salire Steve oltre il livello di Tania gli do una caramella a L, che me ne è rimasta ancora una, mi pare. Perché off camera ho livellato i Pokémon sia combattendo i Pokémon in lotte normali, perché in lotte normali guadagnano più punti esperienza che non con le lotte autonome, che sono per lo più usate per guadagnare i materiali. E
e dandogli delle caramelle, quindi c'è impatto sotto caramelle, impatto usato lotte normali, che fa sempre bene. Grazie Bishop per avermi fatto il tifo, eh. Grondo su due cascate, che battute! Non la finiranno mai di fare queste fra due, quelle di Pokémon, eh? Le cascate Furia, una delle 10 meraviglie di Pandea, quali sono le altre 9? Vabbè, vabbè. Magari un giorno facciamo una seconda gara. Le 10 meraviglie di Pandea. Io giuro che, ma cosa, cioè secondo me mi insegnano o volo o cascata battendo il dominante del drago. Cioè un'ultima abilità cavalcatura comunque mi credo la prenderà di sicuro, non capisco però quale potrà essere. O cascata, perché veramente ci sono un botto di cascate wrestling, giusto? E dai, Cassiopea, manca poco alla quinta base. Una volta lì incontrai l'ultima banda. Giada, ti ringrazio per essere arrivata fino a qui, lotta dopo lotta. Ma non c'è di che. Giada, Cassiopea! È arrivata anche Garof. Garof, ci sei anche tu? Non potevo perdermi il momento clou dell'operazione. Garof, vorrei ringraziare anche te per il tuo contributo. Inizialmente non mi fidavo di te, ma ho dovuto ricrederti. Ricredermi, ti chiedo perdono. Ormai è acqua passata. Quando avremo finito con questa base, avremo concluso l'operazione Stardust? Non proprio, rimarrà da affrontare la Cicapo, la mente occulta del Team Star. Hai qualche indizio che ci possa portare fino a lui? È vero, in tutto questo non sappiamo ancora chi sia il fottutissimo Cicapo. Ricordiamoci la storia del Team Star. Il Team Star è nato come risposta violenta fondamentalmente al forte bullismo che c'era ai tempi dei 5 capi del Team Star, per l'appunto, a scuola. Il Team Star gli venne data l'idea di fondarlo da parte per appunto dell'Arcicapo, che loro però non hanno mai visto in faccia, ci tengo sempre a sottolineare questa cosa. Loro hanno fondato un team contro il bullismo su proposta di un tizio che non hanno mai visto in faccia, va bene, che è per appunto l'Arcicapo. Questa risposta violenta fondamentalmente contro i bulli ha spaventato i bulli tantissimo, perché comunque gli altri del Team Star si stavano preparando a dover per tipo un mega scontro, per cui per l'appunto hanno costruito le star mobili, che i bulli copriva comunque dall'inizio dello scontro una vera e propria guerra civile, tra virgolette, all'interno della scuola. Si era soldata a gambe dalla scuola e il preside che c'era allora, che tra l'altro abbiamo incontrato con la missione con Ortis, perché era tipo quello che dava le lezioni di piano ad Ortis, si prese le sue responsabilità dimettendo tutto il corpo docenti e facendo assumere a tutti i loro posti altri insegnanti e un altro preside, che è il preside che c'è adesso, che tra parentesi è naturalmente il tizio qua che è vestito con la parrucca da Elvis Presley, perché cioè inutile che lui continui a dire io sono Ralph, è il preside e lo sappiamo da una vita che è il preside, ok? Il vestimento di me degno di Sailor Moon. Comunque, a parte questa parentesi, si è preso la responsabilità ai vecchi preside che c'era allora, dimettendosi così, perché per l'appunto come cacchio avevano fatto a non accorgersene. Non se ne erano accorti per vari motivi, forse per l'incompetenza che c'era allora, ma forse soprattutto per il fatto che poi la gente che è venuta dopo non si è accorta più di niente, perché il vicepreside che c'era allora ebbe la brillante idea di cancellare tutto dagli archivi. Cioè l'episodio del Team Star di forte bullismo all'Accademia mai, è come se non fossero mai esistiti negli archivi, perché quel vicepresidente di Beta che c'era allora ha avuto questa brillante idea. In ogni caso, oltre al preside che si voleva prendere le sue responsabilità, il preside dell'ora intendo, arrivò nel suo ufficio anche un'altra persona che gli promise che si sarebbe preso piena responsabilità per quanto riguarda il Team Star, che dopo quello che era successo, da quel che voleva essere un team contro il bullismo era divenuto un team di bulli a sua volta, fondamentalmente era finito in cattiva luce. Aveva promesso che avrebbe sistemato tutto, in cambio però aveva chiesto che i suoi ex compagni non venissero trattati di merda, non venissero puniti, perché stavano cercando di fare qualcosa di buono fondamentalmente, in un modo sbagliato, ma
volevano fare qualcosa di giusto, che è estirpare il bullismo fondamentalmente dall'Accademia. Allora il preside ha detto va bene, come ricompensa, cioè come sottospecie di punizione, ti do un anno e mezzo di studio all'estero. E gli eventi si sono avvenuti, tutti questi sono avvenuti un anno e mezzo fa, perciò stiamo vivendo la nostra avventura nel periodo in cui per appunto questa persona dovrebbe essere ritornata all'Accademia. Questa persona si presuppone essere Cassiopea stessa, e io presuppongo sempre di più che dietro il volto di Cassiopea ci sia Penny. Lo presuppongo sempre di più, sia perché entrambe sono bravissime nell'hackeraggio, sia perché quando siamo arrivati all'Accademia noi eravamo l'unica nuova studente della scuola, però con noi è arrivata anche questa Penny, questa timidissima studentessa che per appunto ci sta aiutando anche lei all'inizio della missione. E chissà per quale motivo, dopo che Cassiopea finisce di parlare, subito arriva Penny, che tra l'altro mi ridona e poi si simpatia. Io continuo a pensare che lei sia il volto dietro Cassiopea, anche per il fatto che questo gioco non va, in questo gioco non ci sono i doppiatori, quindi se un personaggio sta parlando con una voce leggermente modificata, tu non te ne accorgi, ma però lo puoi intuire se poi dopo scopri che per appunto dietro quello schermo c'era quel personaggio lì, perché tu ti immagini che un personaggio della realtà c'è per una voce, dietro uno schermo può avere tranquillamente un'altra grazie a un programma che ti modifica la voce. Quindi io continuo a teorizzare che Penny sia Cassiopea, ma Cassiopea la sentiamo quando parla con una voce leggermente modificata. Quindi sì, vedremo se dopo entro Nespera questa teoria si confermerà o verrà ribaltata da un altro plot twist. Comunque, un'altra mia ipotesi è che Cassiopea sia fosse, quindi anche Penny, sia fosse anche l'arcicapo. Cioè, la mia ipotesi ultima è che Penny sia sia Cassiopea, sia l'arcicapo. Quindi, sempre per la questione dell'hackeraggio e del fatto che l'arcicapo non l'ha mai visto in faccia, quelli del Team Star. E Cassiopea non si fa mai vedere, quindi, avete capito? Spero che... Vediamo se entro l'espera, però appunto la mia teoria viene confermata, se effettivamente la cica può sia Penny o se sia qualcun altro. Mi farebbe strano se fosse qualcun altro che sbuca improvvisamente, cioè mi farebbe strano se la cica può saltasse fuori che fosse un personaggio ex novo che praticamente non l'abbia mai visto in tutta l'avventura. Se mi farebbe molto strano che la cica può alla fine non si rivelasse essere un personaggio che almeno una volta abbiamo visto durante i nostri viaggi, perché cioè per figure del genere solitamente in avventure del genere i personaggi in questione scopri chi è alla fine, sì, ma lo hai già visto più volte prima, quella questo, capite, fa un po' strano che alla fine appaia il cattivone che però non hai mai visto fino a quel momento, fa un po' strano, sarebbe troppo tra virgolette fiabesco per quanto mi riguarda. Troppo irreale, più realistico pensare che invece i personaggi, questo l'abbiamo già incontrato almeno una volta, almeno una, paga due volte. Se l'intuito non mi inganna, si fa vivo una volta che tutti i capi saranno usciti di scena. Capisco, siamo a un passo dalla meta, conto su di voi, mi raccomando. La comunicazione è terminata, giusto? Giada, grazie a te sono riuscito a chiarirmi le idee sul Team Star. Ho capito cosa devo fare e qual è la decisione giusta da prendere. Ne sono debitore, mia giovane Giada, e mi raccomando, faccia attenzione. Ops, non mi abituerò mai a te del tu. Ecco, alla fine il signor preside si è tradito da solo. Ed eccoci finalmente arrivati innanzi alla base di Nespera. Bene ragazzi, direi che il video di oggi si possa concludere qui, perché siamo in ogni caso a fine episodio, perché siamo a 24 minuti e sicuramente tutte le robe che dobbiamo vedere dentro la base in 5 minuti non le vedremo mai per quel livello di tempo, anche per quello che riguarda le cutscene, che almeno le cutscene durano per un totale di 5 minuti. Quindi ragazzi, se il video di oggi vi è piaciuto, vi raccomando lasciate mi piace. Domani andremo ad affrontare Nespera, domani, per quel che riguarda la vostra linea temporale. Per quel che riguarda me, l'affronto adesso. Per quel che riguarda voi, vi tocca aspettare le 9 di domani mattina.
Comunque, che dicevo, ah sì, ricordatevi di iscrivervi al canale se volete continuare a seguire i miei video. In descrizione trovate il link alla playlist con il gameplay completo su Pokémon Violetto, casomai vi fosse persi qualche puntata, il link al mio profilo Instagram, dove ogni tanto pubblico qualcosina, tipo qualche clip, casomai avessi qualcosa da dire, c'è un gaming qui in giro. Infine vi ricordo che quando che intendo pubblicare qualcosa c'è un fungus, c'è tutto, c'è un gaming, lo sento, Infine vi ricordo che quando ho qualche annuncio da fare lo pubblico sulla pagina della community del canale, quindi datevi, quindi mi raccomando, tenete d'occhio quella pagina, perché può capitare un qualche nuovo annuncio da un momento all'altro, casomai per appunto avessi qualcosa da dire. Qui non trovo il Gimmigull e invece abbiamo il tizio della Lega Poca, anche qualcosa da dirci. Quanti allenatori dovevo battere per ottenere il premio? 5. Ma vai a quel paese come sopra. E noi ci vediamo alla prossima! Non lo troveremo mai questo Gimmigull che continua a fare il suo guidolino, ma sti cavoli! Curiamo i Pokémon e chiudiamo la puntata. A domani!